un approccio molto molto tecnologico e molto innovativo e contemporaneamente fare delle cose, essere in grado di, per esempio, riparare le cose, essere in grado di fare la filiera della produzione alimentare, dalla scelta della qualità del prodotto al piatto servito in tavola. Io oggi sono stata a Cornaredo all'Olmo, posto dove insegna Oldani, e i ragazzi oggi ci hanno fatto un pranzo che era degno del Do. E che cos'è quella cosa lì? Dalla qualità del prodotto che ci hanno raccontato alla qualità di quello che hanno fatto. Ma questo vale per la tecnologia, vale per le biciclette, vale per i motori, vale per i sistemi della nuova economia, vale per tutto quanto attiene al fatto che quello che produciamo non deve avere un'emivita legata al fatto che ti devo buttare via e ti devo comprare. Allora, se impariamo a manutenere le cose, se insegniamo in una formazione alla manutenzione e al mantenimento, naturalmente l'economia si sposterà a fare delle cose che dureranno di più nel tempo, perché gli conviene fare questo. E allora, su questo io credo che giochiamo gran parte del nostro futuro, e credo che lo dobbiamo fare tenendo conto che questa è la dimensione, che ci deve essere reciproco aiuto, che nessuno riuscirà a fare questi appalti nel tempo dovuto utilizzando sistemi di progettazione veloci se non lo faremo tutti insieme, se chi sa fare una cosa non la mette a disposizione degli altri, se un comune di 5.000 abitanti sa che può trovare nella città metropolitana o nei comuni della zona omogenea vicino a lui dei partner per poterlo fare. Saremo in grado di fare ogni cosa in ogni luogo, e noi dobbiamo essere il motore di questo, però dobbiamo essere radicali. E chiudo su questo: dobbiamo avere il coraggio di dire che bisogna farlo per tempo, bisogna farlo bene e bisogna farlo con coraggio. E io sono convinta che su questa cosa ci verranno dietro. Grazie.